giorno in tenuta casalinga perché? Perché siamo tornati veloci veloci a casa, fa un caldo terribile, mi sono messa sotto la doccia a fare lo shampoo e a lavarmi e vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto alla Zeunda oggi. Ho speso 66 euro e sono entrata solo per comprare il pantalone, questo qui classico nero da lavoro. L'ho comprato. Poi abbiamo comprato le scarpe di Paw Patrol, questi qua così non c'è bisogno. Vabbè. Le ha tolte, queste qui sono costate 27 euro e qualcosa, mi sembra, fatte così. Si accende la lucina appena schiaccia il piede, così. Poi abbiamo preso questo cappellino di paglia. L'ho pagato, era in uno sconto. Ciao. Era con lo sconto 3,99 euro. Scontato. Poi ho preso un pacchetto di mutande, queste di Carhartt, queste stile nuovo, che c'è anche il pigiama. Niente, non li troviamo, chissà che fine hanno fatto. E poi ho preso un completo anche al grande, questo qui, che da 18 euro era scontato 9,90 euro. Ho preso la maglietta così, fatta in questo modo. E il pantaloncino un po' più lungo bianco che durerà molto poco con i pantaloni così, cioè leggeri. Ho preso questi e niente, c'erano tante cose che andrò a fare per il mese prossimo perché comunque Loris sono storte, sono storte. No, 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 sono dritte, dritte, giusto, 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 giusto. Hai ragione, giusto. Le scarpe. Allora, il prossimo mese andrò a fare ancora un altro giretto perché hanno messo. Il video tag. No, che video tag? Che stai dicendo? Hanno messo tutta la collezione dei Paw Patrol. Le orecchie sono storte per questo. Ti stavo sistemando le orecchie, se no ti diventano Dumbo. Vedi la mamma ce l'ha dritte? Anche qua. No. Lascialo stare. Allora, sì. Allora, c'è la collezione nuova dei Paw Patrol, quindi lui mi ha promesso che andando all'asilo tutti i giorni, la Faccio mamma, vedere a Matteo questa qua. sì, Faccio gli vedere a Matteo. farò la collezione di Paw Patrol, cioè ci sono comunque bisogno sempre dei vestiti, quindi meglio vestiti che giochi. Quindi gli prenderò la felpa, il giacchino. Ci sono due tipi di magliette, No, due tipi di io non voglio magliette, certo. Poi altre magliette, poi ancora un altro maglioncino e faremo la collezione dei Paw Patrol. e basta, Questo bimbo e questa bella. bracciami. E niente, questo è quanto. Dopo andrò al lavoro dalle 3 alle 8. Allora, oggi è venerdì. Oggi, oltre andare al lavoro, stasera alle 8 hanno aperto il drive-in, così si dice, dei vaccini. Quindi io andrò lì. Non c'è bisogno dell'appuntamento, andrò a fare la prima dose di vaccino. Vi aggiornerò comunque dopo le 8 perché il drive-in è aperto fino alle 23. Quindi, però hanno solo due tipi di vaccini, quindi hanno il Johnson & Johnson oppure hanno il BioNTech. BioNTech. Comunque, sarò la prima dose questo oggi venerdì. Speriamo che vada tutto bene. Cruciamo le dita. Se non mi vedrete più, sapete il motivo. Comunque, niente.
alle 8, appena stacco dal lavoro, vado diretta e vado a fare la vaccinazione. Niente, adesso vado perché devo fare le cotolette e sono ancora in mezzo alla strada ed è mezzogiorno passato. Allora ragazzi, vaccino fatto, proprio qua sopra. Non ho fatto male, indolore, una cosa proprio rapida rapida. Ora sto mangiando una cotoletta, sono alla sicurezza di 11:15. Sono andata, me l'hanno fatto veramente cordiale, a parte tutti i giri del mondo che si devono fare. E sono stata... Aia! Non c'è niente, è una puntura piccola. E niente, è stato un indolore. Se lo sapevo, facevo molto molto prima anche. Per adesso non sento niente, a parte un po' moscia, forse. Ma quello è anche la stanchezza del lavoro, perché ho finito di lavorare e sono andata a fare. Qui hanno messo un servizio che è molto utile, sta molto andando. Da oggi hanno aperto dalle 3 fino alle 23 per tutti quelli che non sono stati ancora vaccinati. E devo dire che c'erano persone, ma soprattutto ho visto un ragazzo di 13 anni con sua mamma, ovviamente, e vediamo se riesco a convincere mio figlio grande a farlo, perché non lo vuole fare, ha paura. Però comunque anch'io avevo paura, ma l'ho fatto, spero per la seconda dose che vada tutto bene. La seconda ce l'ho il 10 di settembre, perché qui a ottobre l'obbligo per andare ai ristoranti di avere il pass verde. Mangio la cotoletta. Fortunatamente mi ha fatto la vaccinazione una che abita qui vicino, perché ha visto l'indirizzo e mi ha detto: ma io abito lì, quindi noi ci conosciamo, ti ho visto, quindi sono stata anche fortunata. La prossima volta ci sarà sempre lei. Mi hanno fatto comunque due moduli, cioè nel senso mi hanno dato due fogli, uno che si ritaglia e l'altro forse per chi digita vede che comunque la prima dose è stata fatta. Comunque sono da portare sempre con sé. E niente, io sinceramente non ho sentito niente, poi me l'ha fatta abbastanza qua sopra, quindi non di solito la fanno più sotto, ma me l'ha fatta qua sopra, infatti mi sembrava un po' strano. Però per adesso tutto ok, speriamo la seconda, speriamo. Niente, domani è sabato, di mattina andiamo a fare la spesa. Cioè il piccolino che è veramente stanco, mi ciuffo dal lavoro, mi è andato così. Cioè, fa male la gamba? Sì o no? No. Si è addormentata? No. Il culettino. Ah, hai sbattuto? Niente, questo mangio, sto un po' così, un po' sveglia fino a 11:15 così, poi vado a nanna perché sono veramente stanco, ho dormito malissimo stanotte, sarà stata l'agitazione del vaccino, però è buono una cosa del genere, cioè nel senso che vai dopo l'ora di lavoro. Infatti la prossima vaccinazione dovrò andare alle 9:15 di sera. Allora. Tanto sarà sempre lì. Anzi, non ho chiesto sinceramente, oddio. Ma penso di sì. Comunque. Ottime persone, tutte donne, sì.
ottime, cordiali. Se hai qualche domanda ti rispondono, ovviamente. Ovviamente stanno lì per noi, per farci vaccinare. Io ho finito la cotoletta. Adesso metto anche il piccolino un po' a dormire, perché sinceramente sono già tardi. In più ancora sta guardando i cartoni. Adesso sto giocando con le macchine. E niente, oggi è stato veramente un casino. Ci sono stati 1470 persone all'incirca. Domani sono già prenotate 700 persone, già prenotate, perché domani c'è proprio sole. E spero di non sentirmi male, perché non ne ho voglia. Vorrei andare al lavoro, però 5 ore sono lunghe, 5 lunghe ore, ma la cosa più lunga è la sera, perché comunque fanno fatica le persone ad andare via, perché sento che c'è la freschezza della piscina, non vogliono andare a casa, quindi stanno lì sempre a ripetere al microfono 2, 3, 4, 5 volte, affinché non escono proprio tutti con la security e tutto, perché comunque purtroppo oggi ho dovuto chiudere i bagni, quelli per i bambini, alle 7:15, di solito li chiudiamo alle 7, ma c'erano ancora bambini che continuavano ad andare a venire, però sinceramente vedremo domani. Speriamo che non mi senta male durante la notte, ma non penso, perché tutti quelli che l'hanno fatto non hanno sentito niente la prima dose, quindi speriamo. E niente, adesso andiamo a nanna. Io non voglio nanna, devo aspettare a papà. Tu aspetti a papà, io vado a nanna. No. Io vi saluto, vi mando un grosso bacione, e la vecchia di 60 anni se ne va a dormire.